Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Prima di cominciare, lasciarci alla recensione di questo stupendo fucile a pompa, ovvero il KSG, mi devo scusare con voi. Purtroppo settimana scorsa, per la prima volta in quasi 2 anni, abbiamo saltato un appuntamento, quindi non è uscito il video. Purtroppo sono stato terribilmente male, abbiamo avuto anche dei problemi con l'uscita di video che erano già pronti e quindi purtroppo abbiamo saltato un appuntamento. Vedetela come le nostre ferie, perché da qui fino a più o meno un anno a questa parte non mancheremo più neanche un appuntamento. Detto ciò, oggi parliamo del KSG. OMG, che bello. Uno stupendo fucile a pompa prodotto da Marui e solo da Marui, tra parentesi, ha un sacco di features molto interessanti, anche perché va ad emulare quello vero di cui parleremo brevemente. Prima però di lasciarci agli sproloqui, sigla. Sono cambiate un sacco di cose, tipo non ho più i baffi, non temete, ogni tanto vanno tagliati perché possono ricrescere più folti e belli, come le fenici. Il KSG. Il KSG è uno di quei fucili a pompa che nell'ultimo periodo storico, ovvero da 10 anni, se non qualcosina di più, ha fatto diverse e numerose apparizioni all'interno della maggior parte dei prodotti mediatici. Film, videogiochi. Ovvero è stato proposto, mostrato e soprattutto flexato da più persone e da più contenuti mediatici. Questo perché è in effetti uno dei fucili a pompa più innovativi del nostro periodo, perché ha avuto la genialità di unire compattezza a capacità del caricatore. Quindi prima di partire con la recensione, il buon Red vi parlerà di un paio di features che la controparte reale di questa replica ha, che di rimbalzo fanno comodo anche a noi nel soft air e che ovviamente sono state riportate anche sulla replica di Marui. Passiamo alla prima. Prima caratteristica più importante è che questo stupendo fucile, quando parlerò di questo parlerò sia della replica che della versione originale, ovviamente perché la feature si è condivisa, è bullbup. Cosa significa? Che al posto di caricare i colpi davanti al grilletto, quindi in questa posizione, li andiamo a caricare dietro dove c'è il calcio, in particolare tra il calcio e l'impugnatura. Bullbup, spiegato male, vuol dire questo. In questo caso, sia in questo che nella versione originale, andiamo a caricare i colpi qui dietro. Abbiamo questo bellissimo vano, che fa rima con varano, in cui andiamo a inserire i colpi. Ovviamente nella versione originale, il fuoco. Ovviamente nella versione originale noi andiamo a riempire tutto il tubo con i colpi, o i tubi per essere precisi, ma ne parliamo dopo. Qui, in questo caso, come nella stragrande maggioranza dei fucili a pompa, abbiamo un'unica cartuccia, che sono queste qui, le tipiche cartucce del Marui. Ne tiene solamente una, non ne tiene più di una come nei fucili a pompa originali, ed è ovviamente posta qui dietro. E la andiamo a incastrare. Ovviamente una cartuccia, spoiler di cose che diremo più avanti, tiene 30 colpi. Questo spara 3 colpi alla volta, o 6, a seconda di come l'andiamo a impostare. Quindi abbiamo 10 o 5 colpi, giusto? Perfetto. Una cosa che ovviamente quello vero sfrutta e questo no, ma in realtà lo sfrutta lo stesso come dimensione, è che oltre ad avere una ricarica bullbup, quindi caricando i proiettili dietro, va a integrare parte del tubo dove stanno all'interno le pallottole nel calcio, quindi non abbiamo un calcio magari pieno che però non ha all'interno nessuno scopo ulteriore se non quello di fare spazio e permetterci di allinearci con le tacche di mira, ma in questo caso tiene anche parte dei colpi e parte delle cartucce che vanno appunto ad essere messe all'interno. Questo permette ovviamente al fucile di essere molto più corto, perché a differenza per esempio di NM870, sempre prodotto anche da Marui, non abbiamo bisogno di un tubo delle cartucce che sta sotto alla canna principale molto lungo, perché più lungo è il tubo delle cartucce più cartucce può tenere il fucile. Intanto il tubo delle cartucce in fucile a pompa equivale a un caricatore per un fucile normale, ma lo andiamo ovviamente a integrare portandolo più indietro e integrandolo all'interno del calcio. Questo è un enorme vantaggio se pensiamo che i fucili a pompa, a meno che non si parli di fucili da caccia, devono essere utilizzati in situazioni di CQB e che quindi avere un fucile lungo così è inutile. Se poi pensiamo anche che ci sono persone che prendono la M870 e gli segano la canna per renderlo più corto, capiamo come
in questo caso possa tornare molto utile avere un fucile appunto accorciato. Ovviamente per noi nel soft air la cosa è meno problematica, in quanto non andiamo a caricare più cartucce all'interno del tubo, ma ne carichiamo solamente una. Ripeto, sempre in questi modelli esistono fucili a pompa a gas che tengono più cartucce e che funzionano in maniera diversa. Noi parliamo di questi perché comodi, pratici, funzionanti, anche se poi vogliamo essere specifici, bla bla bla. Piccola nota invece per gli amanti dei fucili veri, che vi aggiungo io, è che il KSG ha un altro vantaggio sostanziale, che non solo ha parte del tubo delle cartucce integrata all'interno del calcio, ma bensì due tubi per le cartucce, uno e due in sostanza, sotto la canna principale. Questo è molto comodo nella versione vera, ma tra poco si traslerà come comodità anche per noi che giochiamo soft air, perché posso andare a caricare entrambi i tubi con le cartucce, quindi raddoppiare il numero di cartucce che il fucile può portare all'interno dei tubi, e con uno switch che c'è qui dietro, che è riportato anche nella replica, che ovviamente non funziona, posso andare a spostare lo switch per dire al fucile di utilizzare l'altro tubo. Quindi una volta che io avrò finito di pompare le cartucce nel primo tubo, switchare al secondo. Tra l'altro in alcuni modelli si può mettere in automatico, quindi finito un tubo parte direttamente con l'altro. Ripeto, vale solo per l'arma vera. Perché però ve lo sto parlando? Perché avendo due tubi porta cartucce, lo sliding e allo stesso tempo la leva d'armamento del fucile è migliore, a mio parere. Ovvero il grip che ci dà, essendo leggermente più grossa, e il sistema di incameramento della cartuccia, quindi riarmo del colpo, è più fluido, soprattutto rispetto all'M870, perché fissandosi in maniera un pochino più salda e non essendo semplicemente su due tubi, tutto il sistema di riarmo e soprattutto la solidità della pompa d'armamento è più solida. Io l'ho trovato molto più comodo, perlomeno. Questo ovviamente è dato ed è possibile esclusivamente perché qui ce ne sono due di tubi d'armamento, altrimenti sarebbe un tubo unico, molto più simile a un modello di fucile a pompa classico. Se proprio vogliamo essere fiscali, il secondo tubo posto qui dentro è in effetti un minimo utile. Non riuscirò mai a farvelo vedere, ma ci proveremo lo stesso. Perché benché uno dei due non funzioni davvero, quindi non possiamo mettere due cartucce davvero qui dentro e muovendo lo switch, andando a selezionare l'altra, sparare con un'altra cartuccia, possiamo tenere due cartucce direttamente all'interno del fucile e andarle a sostituire al posto di tirarle via dalla cintura e il resto. Non trovo sia così utile, non trovo sia così comodo, è però una features in più che personalmente ho apprezzato. Apriti sedano. Parlato dell'arma vera rispetto a questa replica, adesso concentriamoci un attimo su come è fatta questa replica senza prendere in considerazione l'arma vera. Per quanto riguarda gli esterni, è un Marui, però è un Marui con delle plastiche molto ben fatte, se proprio devo essere sincero. Nel senso che rispetto ai Marui originali, che tendono ad avere un pochino meno cura nelle plastiche, soprattutto sui modelli come il VSR10 e anche il paravano dell'M870, se proprio dobbiamo essere corretti, su questo modello invece le plastiche mi sono piaciute tanto. E i componenti in metallo sono ben fatti, come anche i polimeri che compongono l'impugnatura e tutta la parte posteriore del fucile. Come ho già detto prima, il sistema di incameramento del colpo e quindi di armamento, il sistema della pompa del fucile, se così lo vogliamo definire, è veramente ben fatto, è secco, funziona bene. Lo sliding funziona veramente in maniera croccante, se proprio dovessi trovare un termine. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è che abbiano ovviamente incluso, come nell'originale, il RIS inferiore, quindi possiamo poi andare a montare un paramano che, se su altri fucili a pompa trovo sia una bestemmia quasi, su questo modello in particolare, per come è sviluppato tutta la parte del sistema della pompa, invece funziona molto bene, soprattutto perché, come si vede nella stragrande maggioranza dei film, da Gemini Man a John Wick, notiamo che un'impugnatura verticale attaccata qui sotto rende molto più semplice l'incameramento dei colpi, oltre a rendere quest'affare bello, 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 bello. Ci mancherebbe solo poterci mettere il soffio del drago anche noi che giochiamo soft air, e lì avremmo fatto veramente la lode e il bacio. Per quanto riguarda il RIS superiore, molto tranquillo come mia opinione. Ho apprezzato le tacche di mira, che sono fatte veramente molto bene, sono in metallo e sono flip up. Ovviamente possono essere andate a regolare. A me sinceramente piace molto che il RIS si fermi qui davanti, perché ci permette poi di andare a trovare un allineamento più semplice. Trovo anche molto comodo tutta questa parte qui. Non è che ho tanto da dire su questa cosa qua, perché è abbastanza straightforward. Le plastiche dell'impugnatura sono le stesse del paramano. Se nel paramano mi sono piaciute rispetto alle M870,
nell'impugnatura lasciano qualcosina a desiderare, anche perché è leggermente vuota, ma lui queste cose qui ce le ha, ce le deve mettere per forza. Avrei apprezzato qualcosina di un pochino più solido, come in realtà era riuscita a fare nell'M870, perché il sistema d'armamento dell'M870 non mi piaceva, ma l'impugnatura era bella solida, anche il calcio. E lode anche per il calcio, ovviamente, che è fatto ovviamente molto solido, anche perché all'interno c'è tutto il sistema di incameramento dei colpi, quindi non poteva essere altrimenti. Per quanto riguarda gli interni, anche lì non è che ho tantissimo da dire. Carino il sistema del doppio tubo. Devo dire che l'eiezione del colpo è abbastanza semplice, anche se è leggermente meno intuitiva rispetto a quella dell'M870, perché come tutti i bullbup abbiamo un sistema dove è qui dietro, quindi bisogna anche imparare a prenderci un pochino la mano. Istintivamente uno toglierebbe la mano dall'impugnatura perché è leggermente più comodo anche nel girarlo, ma non, la prassi non vorrebbe che venisse fatta così. Allo stesso tempo non abbiamo lo sportellino come nell'M870, quindi se andiamo a premere il tastino la cartuccia viene eiettata direttamente. Questo rende un po' meno macchinoso tutto il sistema di ricarica sotto questo punto di vista. Però allo stesso tempo è in posteriore bullbup, dove io trovo sia un sistema di ricarica abbastanza complicato in generale. Però ne parleremo dopo, anzi lo lascio al Warrange. Visto che siamo già in questa posizione qui, parliamo anche del sistema e dell'operatività del fucile. Ovviamente è un fucile a gas, come la maggior parte dei fucili a pompa di Marui. Devo riuscire a togliere il tappino qua dietro. Tappino in plastica, simile all'M870 a questo giro, però non dobbiamo pinzarlo, basta proprio rimuoverlo come se fosse la capocchia di un ostaco. Troviamo il serbatoino ovviamente qua dietro, tramite questa levetta lo andiamo a sganciare. Normalmente ci rimane un pochino di green gas dentro e quindi viene spinto fuori. Questo è il suo serbatoio, è più piccolo ma allo stesso tempo più tozzo rispetto a quello dell'M870, come capacità di gas cambia veramente molto poco, è pesante, identico, è, ripeto, semplicemente un pochino più cicciottello e tozzo, come vedete. Un'altra cosa estremamente importante sugli interni è che ovviamente il fucile ha green gas, come avrete intuito, e possiamo andare a selezionare il tipo di fuoco, ovvero se ha 3 o 6 colpi, visto che il fucile è provvisto di 3 canne, tramite questo tastino qui, che è posto giusto davanti a dove ci appoggiamo con la faccia. È sotto questa cosa qua, che poi andiamo a ricoprire. Ovviamente va a perdere leggermente la gittata e soprattutto la chiusura della rosata sulle lunghe distanze rispetto all'M870, che va la canna leggermente più lunga. Troviamo ovviamente un sistema di sicura, che è qui di fianco, S sicura, F fuoco. Per quanto riguarda i loghi, poca roba, nel senso che come al solito non è tempestato di loghi della Marui. Trovo che ci sia quello che serve senza rendere il fucile, diciamo, un po' troppo carico, vero Secutor? Molto interessante, direi che vi lascio al Warrage e poi noi facciamo la prova di tiro. Fucile a pompa della Marui. Io l'M870, quel coso lì segato a mano brutalmente era mio. Se tornassi indietro probabilmente prenderei questo, ma non perché sia la scelta più intelligente, perché ha delle caratteristiche che altri fucili purtroppo non possono avere. Partendo dal presupposto che l'unico fucile a pompa che amo davvero è il Faberman, perché è italiano, che però purtroppo non esiste, cioè sì ma no, fatto a gas, in realtà esiste il CO2 ma è introvabile. Il KSG offre quelle feature che un fucile a pompa standard si può sognare, ad esempio e soprattutto gli accessori. L'M870 e varianti, gli accessori si trovano ma non ci sono in realtà. Cioè sognatevi di metterci un grip comodamente, sognatevi di metterci un mirino e che ci stia bene quel mirino. Ha troppe caratteristiche il fucile a pompa classico che non ti permettono comodamente di entrare in quello che è la nostra ottica del soft air attuale. Soft air come fucile a pompa usato in ambito di guerra, ok? KSG unisce quello che è un fucile d'assalto come concezione a lo sparo del fucile a pompa. Ma sono qui io per trovare dei difetti, quindi troviamoli. Allora, quello che a me non piace assolutamente non sono tanto i materiali, ma è ad esempio la slitta. Questi attacchi di mira sono messi a una distanza che è esageratamente vicina, esattamente una spanna. La mia spanna sono 22 cm, qua manca... sono 23 cm tra un attacco e l'altro. Dopo l'uomo bilancia abbiamo l'uomo metro. Capirete questa battuta probabilmente settimana prossima. Quindi guardate il prossimo Warrage. Si è anche tenuto in mente come verranno pubblicati i video per fare la battuta. Quindi la mira non è eccessivamente precisa. È un attacco di fucile a pompa, ha una rosata. Ci possiamo passare sopra. Si porta dietro tutti i problemi che ha essenzialmente la Marui. La Marui fa fucili esageratamente belli, ma anche esageratamente complessi all'interno. Complessi non vuol dire per forza delicati, ma quando hai tantissime componenti che lavorano insieme, la probabilità che uno di queste ceda sono
mediamente alte. Non ha avuto problemi in serie, non ha avuto problemi gravi ricorrenti, però c'è sempre quell'accortezza in più, data poi dal fatto che sia un fucile a gas, che bisogna sempre dargli, quindi controllare bene le guarnizioni, lubrificare quelle guarnizioni. Come potete farlo? Perché smontare una chiavica usando il gas giusto, quindi sempre soltanto accortezza. Non mi ha entusiasmato eccessivamente lo sparo, perché il boot up nasce con la, come quel fucile assalto, come può essere la UG, come può essere il FAMAS, nasce con l'idea di avere un fucile di medie dimensioni, ma canna di generose dimensioni. Lui effettivamente là ha una canna che è essenzialmente lunga, o almeno vorrebbe essere lunga, perché in realtà non è così lunga. Va da qui a qua. In realtà è una canna corta, su un fucile che potrebbe avere una canna più lunga. Quindi, com'è lo sparo? Sotto le M870. Purtroppo è un filino sotto come precisione. Si parla di pochi metri, di pochi centimetri di rosata. Tuttavia si sente. Tuttavia pochi centimetri sappiamo che possono fare la differenza. È anche vero, come questo discorso, che come lo usate cambia tutto. Perché comunque il pompa non devi usarlo in boschivo. Devi usarlo se non sei bravino. Quindi, ma mi sarei aspettato un filo di più nelle prestazioni. L'ultimo lato negativo potrebbe essere il sistema di ricarica, e perché su altri fucili è un po' più comodo, il fatto di dover andare fin qua dietro è un po' troppo macchinoso su un fucile che ha comunque una cartuccia effettivamente sparata. La mia affermazione rimane comunque vera: preferirei lui all'M870 per gli accessori, per gli utilizzi molteplici che può avere in varie situazioni. L'M870 è troppo vincolante, quindi è un fucile riuscito? Direi comunque di sì. Occhio alla manutenzione e a starci molto vicini. Voi date affetto, lo vi dà affetto. Dai, chiudi sta cosa di voi. Bene, siamo tornati nella nostra incredibile linea di tiro, sempre con la luce del Signore che ci accompagna qui sulla sinistra. Mi sono già permesso di caricare il tank e caricare la cartuccia. Ovviamente non è per niente difficile, vi basta prendere la cartuccia e andarla a inserire all'interno dell'ano del fucile. Molto molto semplice, andiamo a caricare il primo colpo. Siamo già in rosata da 3 colpi e dopo lo mettiamo a 6 per vedere i danni. Partiamo sempre sparando al petto per poi muoverci sulla testa. Siamo pronti? Sì. Videomaker sta girando, fuoco alle polveri. Dritto al petto. Ok, oltre a fare un bel bordellone, devo dire che è anche divertente da sparare, non ciocca e non dà fastidio alle orecchie. Mettiamola adesso a 6 colpi e vediamo quanto danno riusciamo a fargli in fronte. Sei pronto, bella? Ok, ci siamo divertiti, abbiamo sparato, andiamo a vedere che danni abbiamo fatto. Bene, diamo un'occhiata a come abbiamo colpito il nostro amicone. Ci avviciniamo ulteriormente perché sennò non si vede una sesta. Allora, come possiamo vedere, i danni al corpo sono stati abbastanza pieni. Tutti i colpi tendono ad andare leggermente verso la sinistra. Questo è perché ho imbracciato in maniera un pochino particolare. C'era la videocamera da una parte e avevo paura di colpirla. Inoltre le tacche mie non erano tarate, quindi se poi vogliamo essere fiscali è tutto bello plausibile. In ogni caso tutti i colpi sono andati a bersaglio, si aprono per bene, come abbiamo detto eravamo a 15 metri, l'apertura è già in più interessante rispetto all'M870, ma di questo ne parleremo dopo, ve l'aveva anche accennato War. Per quanto riguarda i colpi in testa, molto precisi, giusto 2 sono usciti leggermente, questo è sulla linea, addirittura gli avremmo tolto la kefia che ha in testa, gli altri sono andati completamente in faccia, anche lì 6 colpi, tutti in faccia, la rosata è grossa ma rimane comunque abbastanza chiusa, perché troviamo comunque rosate che non vanno oltre 3 quarti di spanna. Tiriamo le somme con le conclusioni finali. Allora, personalmente ho avuto modo di provarli entrambi. Personalmente trovo che le differenze come performance, per quanto è effettivamente vero che la precisione su distanze un pochino più lunghe e l'apertura della rosata si fa sentire rispetto a un M870, ritengo lo stesso che le dimensioni contenute e la compattezza generale del fucile giovi particolarmente chi gioca a soft air. Io personalmente quando gioco a soft air e ho un fucile a pompa raramente mi vado a muovere in zone dove c'è tanto campo, dove gli ingaggi si vanno ad allungare, perché per come sono fatto io preferisco o avere un tiro pulito e avere un ingaggio di un determinato tipo, oppure muovermi all'interno degli angoli, dei cunicoli, di dove volete e aggirare il nemico e sfruttare il fatto che avendo un fucile a pompa ovviamente ho molta più possibilità di colpire il nemico anche se non sono precisissimo.
Un'altra cosa che ho apprezzato è che, a differenza dell'M870, il tappo che viene utilizzato per tenere all'interno il serbatoio non salta via facilmente, anche muovendolo sulla spalla, e soprattutto non è essenziale per poter usare il fucile. In quanto è un tappo di plastica, è più facile ritrovarlo, è più facile sostituirlo. L'M870, una volta che lo perdevi, faceva veramente cagare, era essenziale ritrovarlo. Qui è un pochino più semplice, non ha gli attacchi, quindi volendo eviti di perdere. Gli agganci sono comodi, ovviamente ne abbiamo uno sul calcio e uno davanti, ha un taglio molto più moderno, quindi anche addosso sta molto molto meglio. È possibile accessoriarlo in maniera un pochino meno dispendiosa rispetto all'M870, dove c'era bisogno di comprare delle robe aftermarket e spendere veramente tanto, e andavano soprattutto a appesantire notevolmente il fucile, la replica. In questo caso invece, in generale, anche bello pimpato, ha una forma che rimane compatta, abbastanza leggera, e quindi non è che si deve andare a sacrificare più di tanto la comodità. C'è anche da dire, ovviamente, per par condicio verso l'M870, che rimane uno dei miei fucili a pompa preferiti, che la base dell'M870 è di un fucile vecchissimo, quindi è anche normale che un fucile moderno come questo abbia implementato determinate cose che l'M870 faceva sicuramente più fatica a implementare. Trovo che, come tutti i fucili a pompa, dopo che abbiamo parlato di affidabilità, ed essendo Marui è molto affidabile finché ci usate il gas giusto, che vale un po' per tutto, quindi mi raccomando, e dopo che abbiamo parlato di funzionalità rispetto a un altro, giochi molto l'estetica e la comodità, perché un fucile a pompa non è che possiamo stare qua a parlare di ROF, non è che possiamo stare qua a parlare di chissà quali ingaggi, possiamo parlare di affidabilità e ovviamente di comodità di utilizzo, e questo è un fucile molto comodo da utilizzare. Ovviamente deve piacere, come tutti quei prodotti da Softair che sono un po' degli extra. Io trovo che abbia uno stile veramente accattivante, che soprattutto se si scopre quali è e quali sono le features più importanti del modello originale e come sono state riadattate all'interno del modello Softair, uno si gasi ancora di più, e personalmente mi piace avere una roba un pochino più moderna, e tra i vari fucili a pompa moderni che sono stati proposti durante gli anni, questo sicuramente è quello più accattivante. Senza parlare del fatto che lo produce solamente Marui, quindi non è che c'è tanto da discutere su chi lo faccia meglio, chi no. Marui è molto brava, l'ha fatto bene. Bene, ritengo di avervi detto tutto quello che vi doveva interessare, che c'era di interessante sopra questa replica. Se volete saperne qualcosina di più, magari qualche tecnicismo, qualche nota che io potrei aver perso mentre blateravo, trovate tutto in descrizione. C'è il link del prodotto che potete acquistare ovviamente da Monopoly Software Shop, il negozio per cui lavoro, che sponsorizza questo canale, che ha reso tutto ciò possibile. Lo trovate ovviamente in descrizione, come trovate anche il link di Instagram, sia mio che del negozio. Veniteci a seguire, pubblichiamo tanto contenuto divertente, tante foto, soprattutto se volete vedere le foto da vicino di questa bellezza, perché avvicinarvi il fucile con la videocamera non sempre è possibile. Ecco che potete visitare il nostro Instagram per vedere le foto di questa bellezza da vicino, face to face. Detto ciò, io vi ringrazio, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, a condividere il video con i vostri amici, perché ci permette di crescere e portarvi contenuto sempre nuovo, sempre più divertente. Qui da Red è tutto, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo incredibile video. Stay angry!